Buongiorno a tutti, sono Bosaniere di Arrow CS e sono tecnico che si occupa di GFI all'interno di Arrow e sono qui per presentarvi un po' le novità e una overview su GFI FaxMaker 2015. Partiamo un attimo dall'introduzione al prodotto. Al momento più del 70% del business mondiale passa per quello che è il fax. E un'indagine statistica indipendente fatta da GFI indica le seguenti percentuali di uso del fax in maniera giornaliera e quottidiana. 85% dei lavoratori negli US, 74% UK, 72% dei impiegati in US usano il fax tradizionale su carta, 27% invece usa il fax elettronico. 12% di UK usa il fax service. Questi sono dati per far capire che cosa? Che la soluzione del fax, nonostante sia da molti considerata una soluzione tra virgolette obsoleta, è ancora molto utilizzata nel lavoro comune. Business fax, cosa vuol dire? Che ormai, comunque, come tutti quanti sappiamo, i fax hanno un valore legale, quindi molto spesso mantenere e storare i fax diventa un punto focale per il nostro business. Risultano documenti legali tipo domande di prestito via fax, prescrizioni, ordini di acquisto, fatture, dichiarazioni. Hanno tutti dei valori documenti legali, hanno tutti un valore legale. Quindi è nostro dovere riuscire a automatizzare il processo di faxing e avere uno storing preciso e ottimale dei fax. E anche una gestione ottimale nel senso di ricerca dei fax. Ovviamente avere il classico faldone all'interno, dietro la scrivania della segretaria con un mucchio di fax non è una maniera consona di fare lo storing dei nostri dati sensibili, perché di questo parliamo. Appunto, come dicevamo, chi usa ancora il fax? Questi sono un rapido elenco di enti e rami lavorativi in cui il fax viene tuttora e tutt'oggi utilizzato, tipo il governo, banca, sanità, industria manifatturiera, soprattutto per quello che riguarda gli ordini, la logistica, per documenti di trasporto, in ambito legale, contabilità, vendita a dettaglio per le ordinazioni. Sono tutte cose che, insomma, presumo che diamo per scontato, ma che comunque ci fanno capire l'importanza del fax, che la tecnologia fax ricopre tuttora, nonostante siamo ormai tutti quanti sappiamo che cos'è un'email, utilizziamo l'email, ma tuttora il fax è ancora molto utilizzato, soprattutto per una questione, soprattutto in Italia, per il valore legale. I benefici del fax: il fax è diretto. La delivery notification, in quanto se il fax viene inviato o non viene trasmesso, ci viene data una risposta sia che sia stato inviato che sia stato ricevuto, che non sia stato inviato, è veloce ed economico e appunto ha un valore legale in molte nazioni, Italia inclusa. Le problematiche che possono derivare dal fax manuale. Diciamo, una questione prettamente operativa, il fatto che l'operatore per inviare un fax deve arrivare alla macchina manuale, caricare la carta, proprio una questione meccanica di dinamica. E gli altri rischi del fax, come dicevamo, una questione di privacy, infatti il fax può venire letto da persone non desiderate in caso di arrivo. Il fax può venire perso in mucchi di altri fax, come dicevamo prima, magari può finire in faldoni che non sono propriamente quelli corretti, quindi un fax anche di un gran valore legale o economico può finire in posti in cui non sono desiderati. Anche qui c'è il fattore prettamente pratico, l'operatore che deve dirigersi fisicamente alla macchina, prendere il fax e portarlo alla propria postazione di lavoro. Anche il fatto di ricevere documenti, dover fare una scansione, metterne in alcuni programmi per la scansione e poi successivamente stamparli, poi successivamente inviarli via fax, che è praticamente, ci
ci sono più processi produttivi rispetto a utilizzare una soluzione come Fax Maker. L'Electronic Fax, la soluzione dell'Electronic Fax, che ormai è una tecnologia affidabile e consolidata, ormai è quasi un ventennio che continua a lavorare e pian piano si è dal suo ruolo principale, che era solo quello di Fax, ormai è iniziato ad avere integrazioni un po' dappertutto. Una volta era più difficile poter integrare magari il proprio gestionale con un programma tipo FaxMaker, adesso invece con le ultime introduzioni è tutto molto più semplice. Quindi c'è la possibilità di avere un'integrazione con la risorsa Fax al 100%. Le feature principali di FaxMaker sono ormai limit faxing, la virtualizzazione del fax, un'email integration, application integration, come detto prima, il text messaging, sono i cinque focal point del prodotto. Negli ultimi anni si è molto spinto su quello che è la virtualizzazione, il fatto di poter avere all'interno della mia piccola server farm, oppure se faccio da provider, avere una soluzione fax virtualizzata che mi consente di non avere una macchina appositamente dedicata. Altra funzionalità presente da ormai svariati anni, svariate versioni Fax Maker, è l'SMS messaging. Con un SMS gateway, Fax Maker può praticamente gestire quello che sono i miei flussi di SMS tramite verso gateway. Quindi rimuovere il processo manuale SMS messaggistica utilizzando un'interfaccia unica e poi inviando FaxMaker fa l'interfaccia per poter mettere in contatto un servizio di SMS gateway. Trasforma i fax in ingresso in documenti elettronici, li consegna direttamente a utenti, applicazioni in email, file folder, stampanti di rete o multifunction printer. La possibilità di inoltrare il fax può venire attraverso DID, DTMF, Line, OCR, MSN Roots, che sono praticamente dei sistemi per poter indirizzare i fax alle persone di riferimento, e quindi non avere un fax cumulativo unico, ma poter dedicare la risorsa fax direttamente a una singola persona o a più persone. Quindi faccio un esempio con il modulo OCR. In base alla firma che viene messa sul fax, questa verrà inoltrata alla persona corretta di riferimento. Quindi si può ottimizzare, tra virgolette, la ricezione dei fax affinché le persone corrette ricevano il fax che sono di loro competenza. GFI Fax Maker consente alle aziende di inviare e ricevere messaggi di testo attraverso la rete mobile, come dicevamo prima, attraverso un SMS gateway che è installabile all'interno della propria azienda. È una soluzione che in molte altre country europee è molto utilizzata. Faccio un esempio: Inghilterra e Germania su tutti. I metodi supportati per gli SMS gateway è email verso SMS, SMS verso mail, API driver, messaggi di testo per integrazione in applicazioni con il GSM modem, message media, servizi di testo generici. Perché dovrei utilizzare un GSM, un fax maker come SMS con SMS gateway? Lo posso utilizzare per appunto poter velocizzare anche determinati processi, tipo qui c'è l'esempio all'interno della slide. Comunicare velocemente cambiamenti di orario, promemoria appuntamenti, informare comunità collettiva dell'azienda. Quindi il fatto di tutti quanti ormai abbiamo un telefono, uno smartphone o anche un telefono tradizionale, cellulare, magari non tutti però hanno l'email aziendale o hanno comunque impostato tramite smartphone la propria email. Con l'SMS siamo sicuri di poter interagire con quello che riguarda tutta la mia azienda o anche clienti o quant'altro. Le top feature di FaxMaker sono, alcune le abbiamo già elencate, abbiamo già dette, sono email to fax e fax to email, email to SMS, SMS to email, come abbiamo detto.
API utilizzate per integrare applicazioni che sono magari già presenti all'interno della nostra infrastruttura, print to fax da ogni application, network printer driver per poter utilizzare il fax dalle applicazioni, come ho già detto precedentemente. Riceve i fax in due formati, PDF o TIFF, come il fax tradizionale ha una notifica dello status di invio, quindi se è ricevuto, se non è stato trasmesso o se è in fase di trasmissione. Cosa principale, l'automatic inbound fax routing, quindi nel momento in cui ricevo un fax può venire spostato, può venire direzionato direttamente alla persona di riferimento tramite DAD, DTMF, MSN o OCR. La stampa automatica dei fax, integrazione con device multifunction e copy share scan connector, Auditrier completo, archiviazioni fax SMS, cover page automatiche. Queste sono le feature principali del prodotto. Alcune sono state migliorate, altre sono state implementate, altre ancora sono state completamente ridisegnate per venire incontro alle esigenze del mercato, quindi per tenere un prodotto che ormai è quasi una ventina d'anni che è sul mercato, sempre aggiornato con i tempi. Supporta la maggior parte dei tipi di file per la conversione di documenti. Supporto analogico, ISN, FOI, hybrid faxing, fax over IP viene utilizzato tramite Xcapi o Brooktrout. Brooktrout è un partner storico di fax di GFI e forniva da principio le schede fisiche e fornisce ancora le schede fisiche per GFI e ha creato questo emulatore di scheda fisica, che è il Brooktrout SR104, che è un driver che viene installato all'interno della macchina virtuale per poter utilizzare il FOI. Hybrid faxing supporta GSM modem, come detto prima, GSM gateway, SMS service providers, quindi se ho la possibilità, se ho un provider che mi garantisce un servizio di SMS, si può configurare per far sì che GFI passi i testi all'SMS provider per poterli inviare poi a chi voglio inviare praticamente l'SMS. I server di posta che sono compatibili, Exchange, Domino e anche service provider ormai in cloud come Office 365, Gmail. Sono testato anche con sistemi di centralini telefonici come ShoreTel, Mitel, Avaya. È supportato in ambiente virtuale, come detto prima. È scalabile a 5 user in su. Posso avere da una linea fino a 100 linee per fax server. Poi, appunto, il fatto che è integrabile con moltissimi tipi di. Tramite le API integrabili con tutti i tipi di programmi che si possono voler integrare all'interno della propria azienda. Novità principali: more virtualization options, quindi la possibilità di virtualizzare sempre di più, perché è quella la direzione che sta prendendo ultimamente l'IT, la virtualizzazione, maggiori connessioni con il cloud. La capacità che gli amministratori di gestire sempre al meglio e sempre con più efficacia la soluzione e più poteri agli amministratori di dominio. Con la pubblicazione delle API, la capacità di integrarla praticamente con qualsiasi tipo di programma gestionale che ho già all'interno dell'infrastruttura. La possibilità di comunicare con più sistemi. Le novità principali è un nuovo client web-based
È stato completamente riscritto e rifatto il vecchio client integrato di GFI. È stato inserito all'interno di un nuovo report, un nuovo engine report, questo per far sì di avere sempre una reportistica aggiornata e efficace per quello che riguarda la soluzione FaxMaker. È stato un'integrazione con GFI Director. GFI Directory è una specie di, diciamo, di Active Directory creata per le piccole aziende che non hanno un Active Directory all'interno della propria infrastruttura. Quindi io tramite GFI Directory posso dare diritti, è un mini Active Directory, in poche parole. Come detto nella slide, il GFI Directory incrementa la scalabilità e la capacità di importare user fra infrastrutture non Active Directory. Nel momento in cui io ho un Active Directory, non andrò a implementare anche GFI Directory. Questo serve soprattutto, può servire soprattutto per dare diritti magari a determinati utenti che non hanno appunto all'interno della propria infrastruttura per i limiti di grandezza. Oppure perché non ne richiedono un utilizzo, abbiamo GFI Directory così per poter definire gli user che andranno a usare FaxMaker o qualche altro prodotto della famiglia GFI. È stata ampliata l'interoperabilità con GFI Archiver, che è il prodotto di GFI per l'archiviazione per quello che riguarda caselle email. Posta elettronica, quindi è stato potenziato, quindi l'interoperabilità tra FaxMaker e GFI Archiver è stata notevolmente migliorata, in modo da poter avere sempre una consultazione facile, rapida e efficiente per quello che riguarda le mie risorse fax. La cosa molto importante è che questa integrazione dà una grossa mano per quello che riguarda l'amministratore IT per una questione di compliance. Se si seguono alcune, soprattutto nelle grandi aziende, alcune direttive tipo il SOX, avere questi strumenti fanno sì che la mia azienda risulti compliance. È stato inoltre un'altra novità per quello che riguarda GFI FaxMaker 2015, è stato aggiornato il supporto con le Brookcloud, sono stati rimessi, riscritti quelli che sono il supporto per i driver, questo soprattutto per venire incontro alle esigenze delle piccole aziende che hanno dei piccoli server fisici. Altri benefici, attualmente non mi serve per installare con un FaxMaker 2015 un sistema server, forzatamente, ma è installabile anche su macchine, su piattaforme Windows 7, Windows 8, 8.1. Quindi non devo avere mandatoriamente una macchina server Windows per poter installare. Ovviamente, se utilizzo delle macchine Windows 7, Windows 8, ci sono delle altre attività da svolgere sulla macchina per far sì che funzioni correttamente il GFI FaxMaker, ma è tutto ampiamente spiegato e dimostrato nell'installation guide, che reputo davvero molto, molto di facile comprensione e user friendly. C'è una postilla all'interno della slide per quello che riguarda XP. Una volta, fino alla versione precedente del 2014, era ancora sul GFI, poteva funzionare anche su sistemi XP, però da quando è andato fuori supporto, ovviamente non è più possibile installare FaxMaker con la versione 2015 su sistemi XP. So che molte persone ancora utilizzano all'interno delle proprie infrastrutture XP. Ma per quello se è preferito sviluppare adesso come sistema operativo Windows 7, che era già
installabile nella versione precedente, e Windows 8 è 8.1 per sopperire a quello che è Windows XP, che ormai è fuori supporto da Microsoft, quindi è esposto a rischi non essendo più aggiornato non essendo più aggiornato da Microsoft. Come quello dicevamo anche prima, i clienti possono inviare SMS e email e automatizzare questo processo tramite le API di GFI FaxMaker. I messaggi di testo attualmente sono l'ideale per le aziende che hanno grossi volumi di comunicazione e per avere un rapido feedback anche con i clienti e con le persone, le risorse all'interno della propria azienda. Per quello che riguarda il nuovo web client, GFI FaxMaker Client, è possibile mandare i fax in sicurezza tramite tutto quanto tramite un certificato HTTPS. Quindi anche il web client è conforme a tutti gli standard di sicurezza attualmente in uso. Un'altra cosa che tengo a precisare è che già dal 2014 è stato reso possibile l'integrazione con i driver e le board Sangoma. È stata ulteriormente ampliata la gamma di Sangoma che sono compatibili con FaxMaker 2015. La possibilità, questa è stata un'altra parte che è stata aggiunta, l'Archive Viewer. Adesso l'amministratore ha la possibilità, e per quello si parlava di poteri amministratori di sistema, ha la possibilità di visualizzare e recuperare fax inviati o ricevuti da FaxMaker. Sono dei diritti speciali che hanno gli amministratori di sistema. Quindi solitamente questi diritti ce li ha solo una persona che è accreditato come, all'interno della mia Active Directory, come amministratore di sistema. La Web Services API si parla ancora delle API, come dicevamo prima, e ho sottolineato penso più volte il seguente punto: possono essere integrate con qualsiasi tipo di programma all'interno dell'azienda tramite le API. Qua abbiamo uno schema: Third Party Application, User Interface Backend API Integration. GFI FaxMaker Web Services, Inbound Request, Outbound Request, Communication, Fax Receive, Fax Send. Questa è la scala gerarchica per quello che riguarda il Web Services API. Benefici per il management. Qui c'è una serie di punti, di 5 punti, diciamo, che vanno a toccare, che sono i benefici per integrando una soluzione come FaxMaker 2015 all'interno dell'azienda: quindi risparmio di tempo, maggiore business efficiency, risparmio di risorse d'ufficio, abbassamento del rischio perdita di fax e privacy e compliance, aiuto per essere compliance e del discovery, come dicevamo. Per un amministratore, perché dovrebbe scegliere una soluzione come FaxMaker? Facile installazione e uso, supporto e virtualizzazione, ha un ROI eccellente, molto flessibile, la possibilità per piccole aziende di lavorare non in Active Directory, ma utilizzando anche GFI Directory, che è appunto questo tool che vi ho già detto precedentemente, può sostituire l'Active Directory in piccole realtà. Easy to follow API per le integrazioni con le applicazioni, risorse, feature compliance, e-bit faxing, integrazione con le API, FaxX Connectivity Option. Queste sono le varie risorse che ci sono all'interno del portale di GFI per quello che riguarda FaxMaker. Questi sono i materiali di riferimento. Andiamo un po' per la sezione proprio più tecnica, e questo magari è una breve, tra virgolette, descrizione, quelli che sono i materiali tecnici per l'installazione FaxMaker. Sono compatibili sistemi operativi a 32 e 64 bit. Abbiamo praticamente tutte le versioni di Windows Server 2012 R2,
Sarà il 2012, 2008 R2, 2008, 2003 Standard Enterprise. Abbiamo anche gli Small Business 2011, 8, 2003. Come dicevamo, sono stati introdotti recentemente con questa versione Windows 8 e 8.1 Pro e Enterprise. Quasi tutte le tipologie di Windows 7. Manca giusto la Home Edition, cioè la Ultimate Enterprise Professional. E ancora installabile anche su Vista. I mail server che sono compatibili per la gestione dei fax sono Exchange in cluster environment, Lotus Notes, Domino, quasi qualsiasi tipo di SMB, POP3 server e anche gli hosted mail server. Altri requisiti per l'installazione all'interno di una macchina sono .NET Framework 4, con superiori quindi 4, 4,5, IIS SMTP Services, questa è una cosa importante, è richiesto se installato su una macchina diversa da un mail server, quindi se io installo FaxMaker all'interno dove c'è il mio server Exchange, non mi servirà questo servizio. Per quello che riguarda le versioni client di sistemi operativi 8, 7, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Vista, c'è uno step aggiuntivo da dover configurare in fase di installazione. C'è una knowledge base apposita, che si trova a support.gfi.com nei manuali, lo si trova, l'ho fatto, l'ho testato ed è facilissimo da installare anche su sistemi client. Per quello che riguarda i sistemi Exchange Server, c'è da installare l'App Transport Role per le versioni di 2000, Exchange Server 2007, 2010 e 2013. Internet Explorer 6 o successivi, ormai quasi nessuno usa più Internet Explorer, tutti quanti di default ce l'abbiamo già delle versioni più recenti. Per gli host di mail server, come dicevamo, abbiamo già accennato brevemente, è possibile configurare il FaxMaker con Office 365, Google Apps e ASP Provider. Quindi se il mio provider mi fornisce un servizio di host di mail server, è facilmente configurabile. Possiamo utilizzare FaxMaker senza utilizzare un email server. In questo caso, appunto, come c'è scritto qui, possiamo utilizzare servizi come Gmail classico di casa, o Yahoo Mail, configurandolo in questa modalità. In questo caso, GFI FaxMaker si connette al servizio, utilizza le credenziali di un account che gli creo su Gmail o su Yahoo Mail o qualche altro servizio di mail, possa essere Hotmail, quello che è. Crea una casella di posta dedicata, metto all'interno del FaxMaker le impostazioni SMTP, gli account, in modo che si possa loggare, e da quel momento FaxMaker e Gmail o Yahoo o Hotmail iniziano a comunicare tra di loro e viene utilizzata la casella all'interno del mio internet e mail come repositori per quello che riguarda i fax ricevuti e inviati. Per quello che impostazioni importanti per la scelta di un fornitore di server posta, questi sono dati importanti perché non tutti, per quanto sia molto flessibile la soluzione, non tutti i server, servizi di posta sono compatibili. Può autenticare solo con i server di posta tramite SSL, quindi deve essere sempre presente la codifica SSL. Il provider
Deve consentire connessioni SMTP in uscita tramite SSL, autenticazione tramite TLS o start TLS. Non è possibile in questo caso la start TLS. Questi due tipi di autenticazione non sono possibili. C'è da tener conto anche che alcuni provider SMTP, per evitare, la questione dello spam, possono limitare il numero di messaggi inviati. Questa è un'altra cosa da tenere presente, perché molto spesso quelle che sono host di mail vengono utilizzate dagli spammer per creare disagio, generando spam, quindi bisogna stare attenti anche a questa opzione. Quindi in questo caso, se un fax non va a buon fine, questo tipo di server SMTP non permetterà il reinoltro del fax, considerandolo, tenendo a rischio che possa essere dello spam. Altra cosa, alcuni fornitori, come ad esempio Gmail, devono essere configurati per consentire connessioni da applicazioni di terze parti. In questo caso, praticamente, per Gmail ci sono altri parametri da dover configurare, e quindi è un'altra cosa da guardare se ci sono dei parametri aggiuntivi per quello che riguarda per quello che riguarda il provider a cui mi appoggio, che devo configurare. Adesso facciamo un rapido excursus su quello che può essere i vantaggi che mi possono derivare da un'integrazione virtuale. Perché dovrei utilizzare la soluzione FaxMaker virtuale? Perché ho già l'infrastruttura virtualizzata, quindi io ho già per altre applicazioni o altri servizi, ho già il mio server virtuale, la mia macchina virtuale, posso metterci dentro FaxMaker, quindi perché ho già un'infrastruttura pregressa all'interno dell'azienda. Difficilmente andrò a virtualizzare, se ho tutto quanto fisico, inizierò a pensare di virtualizzare FaxMaker se non ho già un'infrastruttura virtuale. La virtualizzazione, ovviamente, ma questo si parla per tutto, riduce richiesta di hardware. In questo caso, se ho FaxMaker in virtuale, non avrò bisogno di eventuali schede e driver e board da mettere all'interno del mio server. Alta affidabilità e load balancing facilitato. Infatti, questa è la cosa principale della virtualizzazione, facendo un discorso generale. È la possibilità di avere un load balancing e il fatto di poter sempre giocare sull'alta affidabilità, quindi avere sempre la sicurezza di una meno interruzione del servizio. La virtualizzazione incrementa la produttività, questi sono i vantaggi. Le problematiche per la virtualizzazione: gli SDN card classico modem non possono venire virtualizzati, e per quello abbiamo parlato degli Xcapi e del Brooktrout. La virtualizzazione non riesce a estrarre il layer fisico. VMware non supporta feature come VM Direct Path. IPv non supporta il PCI Pass-Through. Queste sono, diciamo, le problematiche che si possono verificare per quello che riguarda la parte virtualizzata. Gli scenari di virtualizzazione: gateway remoti come LAN con BINTEC si possono utilizzare, non necessitano di sistemi VoIP compatibili. È molto conveniente per branch office e aziende di piccola grandezza. La configurazione di FaxMaker per una grande che per una piccola azienda è pressoché identica. Per quello che riguarda le online services, Etherfax, GFI Online Fax Service, BINTEC, sono dei servizi che vengono offerti.
Faxmaker online service, devo essere sincero, in Italia non sono praticamente utilizzati, o almeno molto poco, ne ho visti davvero pochi. Sono praticamente dei servizi che vengono comprati tramite queste aziende tipo GFI Online Fax Service o Etherfax, e quindi praticamente ci si appoggia a loro, il cloud, per poter utilizzare i servizi fax. Dico la verità, in Italia non ne ho viste di installazioni del genere. Appunto, in questo caso con gli online service necessita solo di internet, flessibilità on-premise, facilità di utilizzo come il cloud, configurazione rapida delle linee policy, perché alla fin fine sono le uniche cose che si va a configurare fisicamente su GFI. FaxMaker. Vantaggi di ambienti: avere altre infrastrutture già virtualizzate, come detto prima, virtualizzazione riduce la richiesta di hardware, come abbiamo detto prima. GFI FaxMaker, la virtualizzazione tramite FOIP, che consiglio vivamente quando si fa un calcolo sulla virtualizzazione, di pensare sempre al fatto che se io voglio virtualizzare, è consigliato utilizzare sistemi FOIP. Perché? Perché avere un ambiente tra virgolette ibrido in cui ho il fax maker virtualizzato e una parte fisica per quello che riguarda il gateway, diciamo, come punto di può creare. In fase di troubleshooting può essere più problematica trovare la causa della problematica. Solo questa, diciamo, che è la difficoltà che si può trovare. Avendo invece solo fisico virtuale o tutto virtualizzato, diciamo, per una questione di troubleshooting risulta più facilitato, perché si va a lavorare solo su determinati elementi, mentre invece avere una parte fisica e una parte virtuale può essere un po' problematica la versione di troubleshooting, perché potrebbe essere un problema della macchina virtuale oppure proprio un problema di hardware per quello che riguarda la parte fisica, la parte del gateway che viene preso in considerazione. Quindi quando si parte con una soluzione, si possono utilizzare sia la parte solo hardware, parte virtuale o la parte ibrida, però consiglio sempre di fare le dovute valutazioni. Non bisogna virtualizzare tutto, ma si può anche comunque lavorare benissimo sul fisico. Il messaggio è: virtualizzare per moda non è mai una scelta corretta, secondo me. Bisogna vedere gli effettivi benefici da avere tutto hardware, tutto virtualizzato o nella situazione mista. Con il FOIP, per quello che riguarda tutta la parte virtualizzata, FaxMaker supporta tramite la SR104 e l'Xcapi supporta il Fax over IP. È molto semplice da utilizzare. L'integrazione con il FOIP, devo dire, essere sincero, è molto, molto facile. Con questa soluzione qua, avendo un ambiente virtualizzato, utilizzando il Fax over IP, non ho nessun tipo di hardware aggiuntivo da dover utilizzare. Questo è l'enorme vantaggio, oltre che abbiamo una facilità di configurazione. Qui c'è una breve discussione per quello che riguarda il Fax over IP, come poterlo configurare. Abbiamo all'interno del Configuration Wizard, in fase di installazione, ci sono due modalità. Uno, se utilizzo una Brook Trout, posso installare direttamente il driver della Brook Trout e da lì configurarlo per farlo diventare, per attivare il FOIP. E questi sono i vari passaggi. Quindi c'è praticamente già il programma in fase di installazione autoinstallante anche per quello che riguarda la Brook Trout TR1000, l'SR140. Qui, appunto, questa è una schermata per quello che riguarda il Wizard.
quando si parte facendo l'installazione della Brook Trout c'è un check per vedere se è già stata installata all'interno della macchina. C'è il license user, l'EULA da dover checkare, ovviamente. Una volta installato, se ho sistemato FOIP, una volta installato il Brook Trout, posso già configurarlo e diventa subito disponibile per l'installazione. Questa è sempre la parte di quello che riguarda la Brook Trout. Quando si utilizza Brook Trout c'è un codice di licenza che può venire preso tramite GFI da dove installare dentro. Ovviamente c'è un licensing tra virgolette a parte per quello che riguarda sia il Brook Trout che per quello che riguarda Xcapi. All'interno della Knowledge Base GFI, se vogliamo, possiamo anche aprirla. C'è tranquillamente la spiegazione di come si installa la Brook Trout per quello che riguarda il sistema con FOI. Questa è la nostra pagina. Insomma, qui c'è tutto quello che riguarda come installare la Brook Trout con FOI. Questi sono i vari passaggi che vi ho fatto vedere precedentemente. Per quello che riguarda Xcapi, anche qui non c'è dell'hardware addizionale, c'è la virtualizzazione, c'è un vantaggio di costi e di scalabilità. Per quello che riguarda Xcapi ci sono dei prerequisiti, tra virgolette, da dover seguire. In questo caso un computer che abbia 2 GHz, 2 GB per installazione, 1 GB per salvataggio, una network che è a 100 Mbit. I sistemi operativi Windows 2003 e 2012, da Windows 2003, 2003 server ovviamente fino al 2012, quindi in questo caso non si può utilizzare i sistemi client per quello che riguarda l'installazione di Xcapi. Xcapi è già utilizzato dalla versione 2013 SR3, quindi è già da due versioni che viene utilizzata correttamente. Infrastruttura SIP, PBX, Media Gateway Provider sono praticamente utilizzabili. Principalmente l'Xcapi mi serve perché cosa lo utilizzo Xcapi? Lo utilizzo per avere dei gateway esterni, oltre per quello che riguarda SIP. Si può utilizzare sia per le installazioni completamente virtualizzate, oppure posso utilizzare Xcapi per metterle in comunicazione con degli altri sistemi che ho all'interno della mia infrastruttura, tipo un centralino, oppure un gateway che utilizzo per il trasporto dei fax. Quindi l'Xcapi dove mi si mette all'interno della mia infrastruttura? Mi si mette tra il server di FaxMaker e un gateway o un eventuale PSTN, come vediamo qua. In fase di installazione di FaxMaker, qua ovviamente installazione del sistema operativo, installazione di AES, SMTP e .NET Framework 4, e durante l'installazione di GFI FaxMaker posso scegliere se installare anche Xcapi. Nelle ultime release della 2014 e nella 2015 è stato già reso il driver all'interno dell'installazione, c'è già la possibilità, cioè non c'è da andare a cercare il driver, ma è già scaricabile. Xcapi richiede una licenza aggiuntiva che deve venire presa tramite Xcapi. La configurazione di Xcapi comprende la configurazione del SIP H323 dell'infrastruttura del PBX, connessione col TA System. Si possono aggiungere già dall'Xcapi più linee e controller, che poi dopo verranno trasportate anche nella configurazione FaxMaker. Aggiungere routes o setting aggiuntivi in GFI FaxMaker, questo è reso possibile tramite Xcapi. È una cosa non molto
Per quello che riguarda, questa era una piccola didascalia per quello che riguarda fare dei test con FaxFaker. Quindi, in caso ci siano delle problematiche, questa è una piccola vademecum per il troubleshooting. Testare chiamate uscenti con fax con TA-System per il test, testare chiamate entranti e fax con il TA-System, abilitare FaxMaker, fare un test dei fax entranti, fare un test con i fax uscenti. La cosa importante è guardare sempre se il formato del numero è corretto e utilizzare altri sistemi connessi. Questo per far sì che, per capire se effettivamente FaxMaker sta funzionando correttamente o no. Cosa molto importante è il formato del numero, che sia corretto. Determinare che il formato del numero sia corretto mi garantisce il fatto che il fax poi verrà correttamente inoltrato e i fax verranno correttamente ricevuti. C'è un Xcapi Diagnostic Tool, la sua funzionalità è per appunto per creare dei FaxMaker Log e FaxMaker Monitor e per spedire della diagnostica a altre third party product.